Serata di poesia in vernacolo sotto le stelle, organizzata dall'Associazione Artistico-Culturale Guglielmo Clarco Terzo Millennio, con il patrocinio della Proloco del Comune di Motta San Giovanni e il valido supporto dell'Associazione Le Muse. Diamo inizio alla serata ascoltando la bella Mimma Calabrò. Buonasera a tutti. Vai. Gioia o tristezza, sempre davanti, stanze vicine, comunicanti, e in fondo sentire che niente finisce mai, è un tempo infinito e presente, non passerà, bisogna imparare ad amarsi. In questa vita bisogna imparare a lasciarsi quando è finita e vivere ogni istante fino all'ultima emozione, così saremo vivi. Gabbia di ossa, libero il cuore, hai preso dolcezza da ogni dolore, conservo l'infanzia, la pratico ancora, e la seduzione mi affascina sempre, e in fondo sentire che esisti, felicità. Abbracciami ancora una volta, mi basterà, bisogna imparare ad amarsi in questa vita, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita, e vivere ogni istante fino all'ultima emozione, così saremo. A sapere cosa mi aspetta, ma voglio vedere. Grazie. Un pochino col sottofondo, Mimma, per cortesia, così io leggo alcune note tue. E nel 2017 è arrivata terza al premio Mimma Martini tenutosi a Bagnara Calabra. Premio speciale Giancarlo Bigazzi per il miglior testo con Dannata Regressione scritta da lei. Frequenta il Conservatorio di Reggio Calabria Francesco Cilea per lo studio della chitarra classica. Ha superato la prima tappa di Tour Music Fest a Messina ed ora aspetta la seconda data per Palermo. Questa è la nostra amica, la nostra figlia, la nostra alunna, il nostro presente e il nostro futuro. Avanti sempre così, domenica Mimma, ci vediamo alla fine della serata con l'altro tuo pezzo. Grazie. E adesso, prima di dare voce alla poesia, si alterna al microfono la grande Caterina Zema. D'età, di fama, di tutto quello che vuoi. Appunto. Grande sono, però d'età. Pronto?
Sì, forse vuoi questo? Dedico questo pezzo al mio carissimo amico Lillo Sergi. Grazie, vuoi questo? Non lo so, qual è meglio? Pronto? Della verica, eh? Se stasera sono qui bene Lillo, e perché tu hai bisogno di noi, anche se non lo sai, io per venire qui è stato come scala le montagne più alte del mondo, e adesso che sono qui voglio dimenticare i pensieri tristi del mondo, e stasera sono qui. E lo so che ho bisogno di voi, altrimenti questa serata che da oltre 40 anni riusciamo a fare qua a Motta San Giovanni non poteva realizzarsi. Allora, come dicevo, da 40 anni questa serata di poesia si tiene a Motta San Giovanni, quindi si pensa che ormai è una serata obbligatoriamente da fare, però quando uno è arrabbiato forse è meglio che non parli tanto o che non abbia in mano un microfono. Io mi sento un po' deluso, un po' amareggiato, speravo che questa manifestazione potesse riscuotere un successo maggiore, una maggiore frequenza, una partecipazione. Facciamo questa serata nel mese di agosto, ma non perché agosto ci piace più degli altri mesi, la facciamo nel mese di agosto per dare la possibilità a tutti gli emigranti, i turisti mottesi che sono fuori, di poter ascoltare le loro radici, la loro lingua. Dopo 10 mesi, 11 mesi che sono fuori, una serata di poesia in dialetto potrebbe essere anche una marcord, ricordare, sentire parole che hanno dimenticato. Ringraziando gli amici che negli anni mi hanno sempre affiancato,
C'era per tantissimi anni il mio carissimo amico Mimmo Casile che ti interessava grazie Nino. Casile è il mio compagno di scuola che purtroppo non c'è più. Era un poeta e un poeta riusciva a raggiungere tutti gli amici, a farli venire qua a Motta. Dopodiché, siccome non voglio essere la prima donna, mi sono sempre fatto aiutare da amici e dalle belle ragazze che venivano a leggere e presentare qua. L'anno scorso c'è stato Nino Franco, il professore Franco, al quale rivolgo un calorosissimo saluto e un grazie per tutto quello che ha fatto, un applauso se glielo volete fare, mi sembra che sia anche obbligo. E quest'anno, nella speranza che con il contributo, con gli aiuti, con la bravura che ha Peppe Livoti, ho voluto affiancarmi a lui, perché spero, nonostante la rabbiatura iniziale, che questa serata di poesia in vernacolo possa avere un grandissimo successo e un proseguo nel futuro, perché l'associazione Calarco è grandissima e dà un valido contributo. La Prologo ci mette l'anima per realizzare queste manifestazioni culturali. Avremmo bisogno forse di una spinterella, se Peppe Lavi, insomma, non ti faccio piacere. Vediamo quello che ci dice Peppe e poi diamo inizio alla nostra serata di poesie. Passo la parola al professore Peppe Livoti. Allora, buonasera. Io dico questo, io ho conosciuto, buonasera intanto a tutti in questa bellissima piazza ritrovata, io ho conosciuto un professore, Lillo Sergi, sempre volitivo, tranquillo, e ora me lo sono ritrovato stasera un po' polemico, ma noi vogliamo il Lillo di sempre, sempre aperto a collaborare, sempre aperto a tutti e perché no, inclusivo, perché se noi siamo qua, caro Lillo, siamo anche per te, per questa bella comunità. Non dimenticheremo mai, lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato l'altra volta con il CIF in occasione del libro di Rossella Mura, che ci ha fatto ricordare il duro lavoro nelle miniere e quindi di coloro i quali naturalmente di quelle famiglie che hanno dato tanto anche alle generazioni che abitano qui a Motta e che naturalmente il monumento ai minatori insomma ricorda un po' a perenne memoria quella che è stata anche la nostra origine da un punto di vista storico. E perché no? Non dimentichiamoci quando insomma tanti anni fa io in qualità di esperto insieme a voi che eravate parte integrante della scuola di questo territorio siamo riusciti a fare un evento unico coinvolgendo proprio gli abitanti di tutto il borgo, giusto signora Maria Pollaro, che naturalmente vedo anche tanti colleghi e colleghe che avevano contribuito e avevano fatto vedere notare anche le nuove generazioni più piccoli come la cittadinanza diventa cittadinanza attiva nel momento in cui la tradizione, le radici e la propria storia possano, all'epoca fu organizzata una caccia al tesoro in cui i ragazzi erano portati a trovare dei simboli e degli emblemi di questa cittadina. Questo nostro connubio stasera si coniuga anche dal fatto che all'interno dell'Associazione Culturale Le Muse vi è anche una piccola realtà, un piccolo vivaio di poeti e scrittori in vernacolo. È vero che il vernacolo è lingua morta, lingua che col tempo in effetti potrebbe dimenticarsi, però attraverso la vostra attività, attraverso le nostre realtà e attraverso purtroppo devo dire i poeti che ahimè non sono più giovanissimi, i cultori del vernacolo non sono poeti giovani, ma sono poeti che hanno naturalmente una storia alle spalle, che rappresentano probabilmente un territorio diverso, perché la bellezza di stasera è vedere come ogni realtà vernacolare ha un'origine e una provenienza. Quindi il vero applauso è a coloro i quali stasera sono presenti e possono condividere con noi questo dialetto che da questo momento diventa patrimonio condiviso. Quindi l'applauso a voi che siete venuti qui per condividere questo momento. E noi saremo sempre disponibili a collaborare e a promuovere eventi, perché non è nella sede, caro professore, te lo dice uno che ha più di 20 anni ormai di esperienza, ma se uno vuole riesce a fare tanto, e quindi la nostra collaborazione è sicuramente la puoi tenere di conto per eventuali
eventuali collaborazioni, così come facciamo l'applauso alle telecamere di Melito TV, al nostro editore Bruno Taverna, perché esistono anche televisioni che promuovono eventi culturali come questo. Iniziamo subito al nostro momento Poeti sotto le stelle. Chiamiamo qui Ferdinando Spanò. Dov'è Ferdinando Spanò? Ecco qua il nostro autore. Abbiamo due microfoni, ne abbiamo uno solo. Uno lo diamo naturalmente per la posizione diciamo di privilegio del nostro poeta. Sì. Che vale per tutti, mi raccomando, visto anche il numero dei poeti, poesie brevi senza lenzuolate, perché sennò poi ci vogliono le coperte perché fa molto freddo. Quindi, ok, sì, è rimasta storica quel lenzuolo. Naturalmente tutti avete consegnato dei curriculum e naturalmente io vi dirò delle coordinate anche generiche. Ferdinando Spanò è poeta dialettale e socio benemerito dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali d'Italia e scrive in vernacolo dal 1978, tra l'altro ritiene l'autore che il dialetto è un patrimonio culturale che va tutelato. Un'altra caratteristica sua, che ha partecipato anche per la stesura di vari libri come il libro Ninfea, Gocce di Rugiada, ha partecipato anche alla rassegna di poeti dialettali a Scilla, premi e manifestazioni nazionali, ma sentiamo che cosa ha da raccontarci il primo personaggio dunque di Poeti sotto le stelle, Ferdinando Spanò. Grazie, buonasera a tutti. Inizierò con il O Progresso. Pensa quanto tempo che ho passato, cambiavo, e come? Ma quando cambiavo? Io sogno qua, e vite come passavo. Sogno qua, vitte come cambiavo. Legge di natura, sta vita è dura, la pagnotta non si trova, si sura. Qualcuno che ha cravatta è fortunato, che a causa invece no, è sventurato. C'è cosa passa buona e avevi sordi, avevo quasi tutto, non ci manca niente, però non vivi certo dei ricordi, perché io non vivo a mezza gente. Coperi non avevo manco letto, ci manca tutto, per Dio pure un rispetto. Cercando aiuto, stenta poveretto, cerca lavoro, io è un uomo retto. Ma prima? Sì, prima, ma quando? Tanto. Forse prima mi passa chissà, nunca com'era, ti ricordi Nando? Sì, senza soldi non te cantava missa. No pensatori, questa poesia sarà il titolo del mio terzo libro che andrò a pubblicare a breve. I miei pensieri. Su pensatori, scrivo un tacunciore, scrivo e legge all'ombra o quando scura. I miei pensieri ne escono da botta come una barca che per Dio l'ha rotta, e a mezzo a mare rischia ma si affonda da una tempesta che s'azzuca l'onda. Tanti pensieri negliono la mente quando cammini e sogni a mezza gente. Gente contenta, gente che riri, gente che ciange su troppo patiri, gente che sente e non vuole sentire, gente che parla e lo fanno zattiri. A uso pensieri restano mucciati, chi di più scuri, forse ceboliati, non sanno a dire, sono un segreto. Sono i mari, mi tengo sempre a reto, non voglio penso quanto fanno male, e quando smuovo
sono chini sali. Chi dice quede sono i più sentuti, scritto con ciosso di una pinna biru, che sono storie di gente patuti, comparano un demo voto e giro. Poco si può capire che si impugna quando la gente inzuppa come a spugna. Tanto sa va fare, c'è troppo rogna, se cu comanda roba non si impigna. La vita è triste se non si varagna, senza pagnotta a casa è una vergogna. C'è cu laura a sera a casa torna e cu pisciate strade sbatti i corna. I meglio pensieri ti dedicai a Dio quando ti vitti. Tu eri la mia Lucia, tu mi rubasti il sonno e la vita mia. Quanto ricchezze che mi porta a ria, una sola cosa fu io con te. Sino a quel tempo canto e resta a ria. Allora i chiacchieri si porta vento. Pensieri e sonnere non hanno avvento. Priare a Dio quando c'è un momento. Così voglio restare in pensatori. Chi me pensieri veri, ruci e cruri, toccano i cuori, arrivano signori. Applauso per Ferdinando Spanò, grazie, grazie ancora. E ora è il momento di una donna, Clara Condello. Clara Condello è laureata in pedagogia all'Università di Messina, impegnata nel volontariato alla Caritas, all'Unitalsi, ha scritto per molti anni sull'avvenire di Calabria e ha pubblicato libri di favole e poesie. Tra l'altro è regista ed autrice di testi teatrali vernacolari e molto presto la vedremo appunto per la regia di Trisulina, perché è la curatrice del laboratorio in vernacolo dell'Associazione Culturale Le Muse, del laboratorio teatrale, e di conseguenza abbiamo messo in scena un testo che un buon gruppo di noi molto presto recito pure io, e quindi vi informeremo. Prego, Clara Condello. Come pensi? Ieri mattina incontrai una cugina vecchiaredda, mi disse: è vero che sa scrivere canzoni e mottetti? Ci rispondia: no, solo poesie e romanzetti. E allora scrivi di una e fammi gioire. Parla di un mio paese come se fosse un grande amore. Motta è un mio paese, un paese di alberi e sciori che ti allegrano l'occhio e il cuore quando passi per strade e senti i loro odori. La campagna attorno a sto paese odora di ginestra gialla come l'oro. Te mura crescono chiapperi verdi a serri cercati e ficarazzi viola, rossi e gialli assai squisiti. A Racina cresce sana e zuccherata e ovvero russi motta non ha per rivali. Guarda più sotto e vedi un mare, un mare come un manto di Maria, azzurro e limpido che ti fa cantare. A notte a luna utinge d'argento e stiede il ricamo in un uccello lucente per segnare la strada ai naviganti. Le nostre tradizioni sono lontane assai, l'artigiani con tanto sapere fanno bombole, giarre, quartare e salatori. Tutti i turisti si vanno a cattare. C'è sto castello di Santo Niceto, a forma e barca possono fare, e in d'altura si può ammirare l'Etna e lo Stretto di Messina, e pare che chi mani i può pigliare. Se va dall'altra parte, un verde a spramonti, può vedere che come un amico grande ti vuole proteggere. Per onorare la Vergine Assunta c'è Oleandro, Pineti, vicini Pineti e Castagnari, per rendere fine all'aria bruciata da soli. Guardando all'occhio dritta vecchiaredda, ci disse: donna Rosina cara, quello che avete detto è poesia, di meglio sicuro non posso fare. Avete detto da quattro parole a grande bellezza e sto borgo antico che faccia onore a tutta sta regione. Brava. Luigi Barbero c'è? Ah, Pino Bagnato? Pino Bagnato, Bagnato Pino. Non abbiamo notizie scritte, però sappiamo che solo l'anno scorso è stato con noi, questo è il secondo anno. Se vuoi dire qualche cosa tu della tua attività di artista? Niente, io ho composto delle canzoni, più due libri ho pubblicato.
uno del Re Cuore e un altro libro 3-4 anni fa, Il nome della poesia. Nient'altro. Stasera ci vuoi sentire? Adesso vi farò sentire una poesia in vernacolo, l'11, sono un po' emozionato, l'11 di condominio. Ok, bene. Pino Bagnato. Se resero l'incontro i nominati per discutere di tanti lavori che stanno a fare fuori al tuo palazzo con delegato amministratore. Giovanni Spadaliscia disse la sua: io sono senza lavoro e sordi non daio. Piglia parola a Cosimo Pedocchioso, da quando c'è l'euro sono un tuo guaio. Intervenne dopo Bastiano Birbo, che non riesce a mi sbire una parola. Sputava a baga, prendo chi da bocca, caso intera ci s'addava da mola. Catuzza a ricottare a mezza addormentata, a stanchezza tuo lavoro risentiva. Un cereveddo non ci ragionava e da questione niente capisciva. Trasi e saluta Ciccio Pedelordi, pi giunta si portava pure a scorta, puzzava a dritta come un cane morto, e l'ammaestratore aprì la porta. Si sentiva vaga come una serena, e era Maria Buccazzara, che come trasio stordì a tutti e speretavo pa somma troppo cara. Solo Filippo Sordo non capiscio, eppure dice vuoti ci gridaro. Chisto non senti, disse Nino Lorbo, è meglio ma se in casa non pagliaio. Io non vi l'ora ma mandovaio, e l'uscita non dovenava ancora. Chisto lo ripetivo in un orbo, mentre il suo cane lo trava per fuori. Mico bestemmiatore, sentendo che aveva a pagare, calavo i santi, non detassavo manco un arredo, ci pareva calendario davanti. Uzzoppo le mitri e alzavo all'addo di rabbia che andava un bastone. Una botta o lampadario cadio e in un rumore sentivo un rione. Non mi vanno buoni questo momento, disse Fefeo Tambutaro l'affari. Io a pagare forse ce la faceva se qualcuno da voi venisse a mancare. E l'uomo ne subito si toccaro, che io non vi posso certo contare. Mentre i femmini baciavano i cornicchia perché ognuno assai voleva campare. L'amministratore, tono dignoso, vedendo che cosa non gli va via, niente lavoro. Ma cado palazzo, come mi cadero i capelli a me. Grazie. Noi la ringraziamo, complimenti, e continuiamo con un momento musicale. La nostra Caterina canterà L'immensità, quindi cambiamo la postazione al centro per le telecamere, grazie. Sicura che in ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicura che questa grande immensità qualcuno pensa ancora a me. Non mi scorderà sì, io lo so, tutta la vita
sono nullità. Perché tu sei una realtà. Complimenti a Caterina Zema con l'immensità, ed è il momento di un'altra poetessa in vernacolo che io stimo in maniera immensa, perché rappresenta secondo me la calabresità della scrittrice, che insomma con poche indicazioni riesce a fare tanto. È una docente di italiano, storia e geografia e la curatrice della sezione poeti in vernacolo dell'associazione Le Muse, la nostra Rossana Rossomando, ed è tra l'altro la presidente del premio Domenico Smorto, un premio che è dedicato al compianto dottore e marito della nostra Rossana, e che naturalmente ogni anno dà un riconoscimento anche ai poeti dialettali della nostra regione Calabria e perché no anche della Sicilia. Pregherei a Rossana di prendere la postazione di telecamera, che è questa, prego. I deputati. I deputati sono brave genti che girano le strade e le paesi, che fanno cerimonie e complimenti per quante sono le orna de lo mesi, e fanno le promesse più importanti. Lavoro assicurato, Mastro Lillo, i posti che mentimo sono tanti, non ci pensate, statevi tranquillo. E il tempo passa fino alle elezioni e fino a quando idi hanno bisogno, e dopo che devota una questione e do lavoro resta solo un sogno. Sapiti, non è facile al momento, stiamo aspettando i soldi che stanziaro, e mentre che vi fanno sto lamento de fondi idi stessi si mangiaro. Chiste sui deputati assa preziosi che rubano la fiducia della gente, e capiscite quanto soffitosi quando vedete che non fanno niente. Politicante e basta, chi ste a storia non vi farete ridere, ne pensate, tutti parati e sempre chi ne boria, a fine se la fanno abbastonati i deputati. Brava. Un mio autorritratto, un specchio, come su tutti i femmini mi sento pure io, e senza fare strepiti mi guardo specchio mio, e poi ci dico all'ultimo: o specchio di me brami, potessi stare subito sta faccia di salami. Mi vio troppo inquartata, no petto di matrona, ma l'omine a specciata mi rinno con su buona. Una volta era più sicca, quando era giovanetta, i fascino era ricca, pariva una padella, ma il tempo spascia tutto, è come una mannaia, mi vio cangiata di tutto, vicina alla vecchiaia,
ma cosa che mi sduna è proprio la grossizza, voleva essere bruna e come una marvizza. Purtroppo l'appetito è cosa che non guasta, io non mi tiro arreto di fronte a un piatto di pasta. Io non ce faccio propria, ma guardo a siluetti di fronte a un bello piatto di frittole e purpetti. Allora io penso e dico, a dieta volo un cugno e a facci Federico io resto come sogno. Brava! Adesso vi leggerò una simpaticissima poesia del poeta Nino Mangione. O pomodoro chino. A pomodoro, ave na natura, che n'ha giovata stessa da verdura. Infatti, c'è chi da l'ongulina chiusa, chi da chi pizzi e chi da chi purtusa. Ma a pomodoro, quando è buona razza, è strussa, zucusa e caspaccazza. Che non vi dubba manco un bagliolo, se ve l'accompagnate con cicciolo. Scusate, non capisco sta rasata, a casa stiamo parlando un'insalata. Se invece il cicciolo c'è un biscotto, i chi diranno bello, duro e cotto, ecco che allora ho posto un'insalata, a cosa si combina a caponata. Ma giustamente, come dice Pino, o pomodoro a noi non piace chino, perciò state attenti o me parlare, tutto segreto è stenton pastari, anseme all'augio consi e all'oglio puro, no caso pecorino bello duro. Quando caso fu stato ben pastato, se prova un poco non mi assai salato, si piglia pomodoro e non si macca, e un ripieno si zicca d'incia spacca. E un consiglio vi voglio dare ancora, due cocci olivi mise fora fora. E a sto punto ci vuole molta cura, perché il revaulo tempo la cottura. E ca ci vanno pazienza e sentimento, e un fuoco, quando forti e quando lento. Perché se gli ti presci a sa focosi, finisce che bruciate tutto così. Sambeci i talenti come a corda, a cosa d'incia diventa modda. E per difetto di temperatura, a pomodoro ci rimane crura. Perciò, quando che tutto è ben casciato, si smuove un poco, ma si fa gelato. Poi, ora si arrassa, ora si ambutta, si faccia un po' di sopra e un po' di sotto. Infine, per avere ancora più sapori, per cottura ci vanno un paro duri. E a sto punto, Pino disse a mia, con i piatti chisti uno s'arrecria. Però, scartate sempre un parmigiano, che chisto è un piatto tutto rigetano. Un milanese è inutile che inventa, perché un ripieno non esce capolenta. Insomma, pa pomodoro e naturali ci vuole l'arte ru meridionali. A Napoli, che tutto mondo un pizza, a pomodoro si mente sopra pizza. Chiedo scusa. C'è una pagina, ecco. Invece nordi, tremati, face scola, pomodoro, mozzarella e Coca-Cola. Usunna mozzarella sopra e sotto, perché danno scarsizza del biscotto. E a Coca-Cola, a tipo di spumanti, per fare la cosa un poco più frizzanti. Però sto fatto è tutta una bampuglia, capomaroro manco se catuglia. E giustamente, come dice Pino, capomarolo ci vuole solo vino, anzi, per comprensibili ragioni, un vino nostro ad alta gradazione.
A ogni modo, o china o ansalata, a Pumaroro va di essere dannata. Perciò, mi siete tutte quante ricchi, non mi parrate Pumaroro sicchi. Ora, che in cinse stia, come un mulo, qualcuno pensa, ma va in da uno lulu. Magari non morici in mia presenza, ma pure se non rigi, certo, u pensa. Come proverbio che son vantato pino, da sta facendo a Pumaroro chino. Perciò vedasso, ma prima m'è finita, pino non rigi sta regola di vita. Puro se rimaniti a pane asciutto, quando c'è a Pumaroro, c'è sto tutto. Brava, l'applauso alla nostra Rossana Rossomando e naturalmente alla poesia che rende appunto l'omaggio al poeta Mangione. Continuiamo, è un architetto, è un poeta, è uno scrittore, è uno storico. Chiunque sa questo calendario rigitano in vernacolo che è diventato un po' l'emblema del nostro dialetto, per non parlare poi dei suoi versi in dialetto musunnoligiuti, oppure le poesie sul terremoto del 1908, su Don Orione, sul Riggio e tanto altro, nonché il volume sulle immagini di Reggio all'indomani della catastrofe del 1908. Chiamo qui il poeta Natale Cutrupi. Prego. Buonasera. Eccoci qua anche quest'anno. Io sarò brevissimo. Io leggerò due sonetti. Il sonetto è la composizione più breve. E allora, amicizia e armacera. È un confronto, un paragone tra l'amicizia e l'armacera, che è un muro a secco. I muri a secco su tutte armacere, fatte chi perri e con moscia ambeschiate, crinole in si terra intesi interi, sturiate con sagnegno e poi asate. I perri sono spaccati e più maneri, con maestria e pazienza sono cassati, pare un vestito di uno costurere, quasi pittura quando sono spicciati. Bellezza e tempo sono la sua vita, ma un terremoto li fa cassariare, gli riduce munze di fango e crita. Così sull'armacere, puri cioccari, cresciuto su quo amore e pezzi vita, ma oggi lo vedo da, pronto a sfasciare. E poi quest'altro sonetto, Assata la vita. Questo è un sonetto alternato con un verso in endecasillabe e un settenario. Nasci, o cresci, e mentre cresci impari. E mentre impari in chiani, s'anchianate sti chiana, e se impesata, ti rampa capperi e mani. E fasciata, a spingiute, a gomitate, a onde tu puoi arrivare, e lunghe mani mi coglie e mi scioppi, chi tu che può arranciare? Mentre in chiana parola siperate, che non sempre suppamare, ho spesso dispiacere e malocore. A poi arriva io, data maniera, faccio giù una rasare, se tu lascia st'amore, chi tu resta? Quando vi dicevo che molti amici vogliono venire a Motta a recitare le loro poesie, non è che lo dicevo così a caso. Anche stasera c'è un fuori programma, ci sono delle sorelle che vogliono fare una sorpresa al loro fratello che si trova a Roma e verranno riprese da una mano amica mentre reciteranno una poesia. Sono le sorelle di Antonio Saraceno e la poesia è A squadra di mezzi cappelli. Scrittore, poeta, artista di grande cultura, in genere scrive in lingua italiana. Questa sera presentano una lirica in dialetto reggino. La sua poetica varia dal versante lirico, poesia dell'anima,
alla caratura civile e sociale, le sorelle del poeta Antonio Saraceno. Solo 15 anni mi faccio un pallone per giocare, pigliai un paio di case consumate e i tagliai in parti appropriate. I pezzi che nascero non bastarono, mi faccio chiedo che in ta testa iva. Trovai allora una camicia gialla per fare colorata a finta palla. Mentia poi il ritaglio in ta camicia e con pazienza un faddo tondiai. Non giombo rispavo, poi cattai e torno tutto attaccai. Allora, un campo era panto magazzini, fortunato d'Atena, un pastaro. Contento, io mi tiro due puntate e un faddo si aprivo di tutti i lati. Allora mi incazzai come mai e a casa mentia nero. Mi ero per davvero arrabbiato, con cuore a pezzi e tanto disperato. A sera, quando io mi curcai, un cirivello mi stancai, mi ripeti cosa io va a fare, va via un pallone per giocare. Morisse tante volte e mi scrivevo, mi trovo due cappelli a borsalino, mi catto a vesciche in un maiale per fare un pallone speciale. Un campo nuovo era sopra a briglia, a onde certe inverne, quando giove, si forma un vagione condurato, oggi incazzato perché fu interrato. Un cirivello mi raccomandavo, mi faccio che cappelli in un mappamondo, qui entra vescica e poi un chiari, pavire un pallone senza pari. Cattare due cappelli, una parola. Se avesse tante sorde in ta sacchetta, cattava due palloni, 9-9, senza niscere paccio a fare provi. Allora un cirivello mi spiegavo, ma vai un demezio carmenoto, che i cappelli io mi trovava, perché girando tutto raccattava. Io mi partiva e stava indo a casa. E chiesto zio a tutti interessato, quando a mezza piazza Rurioni vitti gente con un vero pallone. Mi fermai e venne verso mia un figliolo che mi conosceva. Portava braccia a fasce capitano e mi spiava se ci dava una mano. Contento rispondia che poteva giocare all'alo coro centravanti, ma che mi diceva che terzino non ha dritto. Non ha dritta perché ero mancino. Poi, come stabilito, mi mentia, a manca un portiere la sua squadra. Appena palle pere mi trovavo, io mi feci una cosa che mi sbalordio. Scendia che palle pere palliando, con contro mi veniva e mi ferma. Io come un riavolo trovai, quasi alla porta il gol ci segnai. Quando la partita poi terminavo, senza volere ricominciare, il capitano a parte mi chiamavo e per giocare ancora mi invitavo. Io ringraziai assai e ai cappelli giù non ci pensai. A casa Ruzzo Santo non ci dia e scoraggiata a casa mendia. Mangiai e mi curcai stanco morto e tante cose brutte mi insonnai. Stava rubando sordi a tutti e tutti i notti e mamma che marava tante botti. All'entrasatto poi compariu un piccerillo che pariva randi, che per vestito aveva ossa e peddi e in te mani due palloni e due cappelli. Io non ti vindo, ma ti rugno tutti, se tu mi rune solo un pezzo di pane, un pari scarpe e un pantaloni e dai a reti i sordi e i suoi padroni. Con l'occhio sempre chiuso ci spiai, ma tu così che fai? Runde veni,
Perché se cose secche e trasparenti? Perché se solo e senza no parenti? Non sogno solo, risse piano piano, a me famiglia sta in mezzo mare, senza vestiti e niente da mangiare, che aspetta qualche aiuto per sbarcare. Ta barca che un amico mi prestava mentia, frati e sore, mamma mia. U cane, pure nonna, poi cianaro e lacrimando, ne fuimmo via. Io vengo in un paese onde a morti, me padre e me nonna si pigliavo, perché con tanti altri combattero per dare a patria mia meglio sorte.